con l'handicap che vede il forfè di Noir, cavalli che sono prossimi al via e sono partiti. Dall'esterno è veloce Biasimo e altrettanto veloce anche Vamos Ludmilla all'interno, poi fa partenza anche Colorado Springs, un'insolita posizione d'avanguardia. Allora Colorado Springs che si gioca appunto la carta del battistrada e va in vantaggio Colorado nei confronti di Biasimo appunto, che si installa in seconda posizione avendo in scia la giubba giallo e verde, quella di Vamos Ludmilla, quella arancia e verde, quella di Sakhalin che galoppa in quarta posizione all'interno, lasciando in corda la Dama del Vento, poi di fuori c'è Sweet Rogu. In coda sono gli altri due, ovvero Pinzotta in rosso e bianco e in verde con le spalline bianche, e il cap blu galoppa invece Amado. Così gli otto concorrenti al passaggio, ad un giro dalla conclusione, Colorado che detta un'andatura regolare nei confronti di Biasimo che lo accompagna, poi in terza posizione all'interno c'è Sakhalin, in quarta all'esterno Vamos Ludmilla, poi la Dama del Vento, Sweet Rogu, Pinzotta e Amado. Non avvengono variazioni di rilievo quando i cavalli transitano di fronte alle tribune. A mille metri dalla conclusione, a metà gara in questo momento, Colorado Springs è sempre in vantaggio, una tonda nei confronti di Biasimo. All'esterno si presenta Vamos Ludmilla, per l'interno rimane acquattata Sakhalin, poi la Dama del Vento che inizia a recuperare sul leggero calo di Sweet Rogu, mentre a largo ha spostato anche Pizzotta che lascia in coda Amado. L'accelerazione improvvisa di Colorado Springs a tre quarti del rettilineo opposto, quando i cavalli stanno per imboccare la piegata conclusiva, prova a ripartire appunto Colorado in vantaggio, Biasimo che non lo perde di vista, Sakhalin all'interno, poi Vamos Ludmilla all'interno, prova a recuperare la Dama del Vento, Pinzotta e poi Amado, quando si attacca l'ultimo tratto della piegata che mette addirittura Colorado in fuga a questo punto da Biasimo, Sakhalin, la Dama nel Vento, all'esterno Sweet Rogu e Pinzotta che al momento non guadagnano, per linea interna c'è anche Amado, Colorado che si arrocca lo steccato, Sakhalin e Biasimo che però lo vanno ad aggredire a 100 dal palo, lo scatto di Sakhalin e quello di Biasimo, su la lotta anche Amado, per linea interna c'è Colorado, Sakhalin su Colorado, Biasimo e Amado vicini, arrivo simultaneo, la spunta Sakhalin, Claudio Colombi, Sakhalin, la numero 2, Enza Ferrari, Emilio Affri, che hanno il guizzo, che ha il guizzo Sakhalin, risolutore, nei pressi del palo, all'interno c'è ancora Colorado Springs che è tornato.